due fidanzati carbonizzati, richieste indagini aggiuntive. Sono passati davvero molti mesi da quando due giovani fidanzati sono morti carbonizzati, a seguito di un incidente automobilistico davvero molto violento. Le due vittime, Stefano Papotto e Lara Zanni, erano a bordo di una Toyota Yaris quando è avvenuto uno scontro inaspettato contro una Mercedes proveniente dalla direzione opposta. Tutto questo si è verificato nei pressi di Savignano sul Panaro, un piccolo paesino che sorge nei pressi della provincia di Modena. Ovviamente le indagini volte a ricostruire le dinamiche sull'incidente sono iniziate nell'immediato, ma, giorno dopo giorno, emergono dei dettagli che potrebbero rimescolare le carte in tavola. Si parla infatti della presenza di una quarta vettura forse coinvolta in questo sinistro stradale. Proprio per questo motivo il giudice De Santis avrebbe disposto una nuova inchiesta, situazione sulla quale sarà chiamato ad intervenire anche il perito Bruno Turci. Come anticipato prima, il perito Bruno Turci sarà chiamato a valutare tutti gli elementi raccolti finora al fine di poter analizzare quanto accaduto ai due giovani. La nuova sentenza verrà emessa nelle prossime ore e, in base alla decisione presa, si deciderà se aprire nuovi fascicoli oppure se continuare a seguire questa pista. Per gli inquirenti l'indagato principale è il giovane ragazzo che, al momento dell'impatto, si trovava alla guida della Mercedes. Questo è stato accusato di omicidio stradale. Non sarebbe l'unico, in quanto anche un altro uomo, un 39enne tarantino, sarebbe stato presente sulla scena dell'incidente. Questo non solo sarebbe a conoscenza dei fatti e delle dinamiche che si sono verificate in quel giorno molto triste, ma si sarebbe allontanato dopo l'impatto senza prestare soccorso ai due ragazzi. Delle due vittime non rimane che un piacevole ricordo. Qualche giorno prima, infatti, Lara e Stefano avevano deciso di concedersi una piccola vacanza romantica e stavano per l'appunto tornando a casa quando hanno incontrato la morte lungo il loro cammino. Lo scontro non ha lasciato loro scampo e dopo qualche minuto il veicolo è esploso e i due giovani sono stati carbonizzati dalle fiamme. La loro vita era appena all'inizio, in quanto avevano da poco deciso di andare a convivere, in modo da iniziare un nuovo percorso insieme. Purtroppo il destino è stato molto crudele nei loro confronti, in quanto ha messo fine alla vita di due giovani anime che avevano ancora molti anni insieme davanti a loro. Si sarebbero potuti salvare, oppure nemmeno l'intervento più tempestivo avrebbe potuto fare la differenza. A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.